quando andiamo nelle associazioni che ci ospitano portiamo cultura. No, portiamo cultura, ma non è cultura, questo portiamo la tua anima, tu sai dove sei, che sei, ma non sai da dove vieni. Ecco. So pure dove sono andato, però ho girato. Ah, Quindi questa è. Questa è la mappa della Terra, l'ultimo censimento del 1850, l'ultimo regno del regno delle due Sicilie, ed è qualcosa di straordinario. Questo andrebbe proprio studiato nelle scuole, quindi qui ci sono tutti i comuni della Terra di Lavoro, c'è anche Rongolise con i suoi abitanti, ci sono i. Addirittura le diocesi, le dogane. Vedete, guardi bene, trasparenza c'è la mia. Tra l'altro voi pensate che è scritto così piccolo, se chi si mette a leggere questo lo legge benissimo, vi fa capire come si scrive in quel modo e come viene impostato la burocrazia in quel modo, che oggi ce lo segniamo. Quindi noi come prima cosa diamo un omaggio all'associazione Roce Libero, che ci offre, che rappresenta un'associazione locale che ha permesso di aprire quel santuario che secondo me Gesù Cristo ce ne darà. Noi abbiamo onorato più volte quel santuario e farlo qui per noi, e noi lo facciamo sempre molto bene. Grazie. Noi lo facciamo sempre molto bene. Ma Roce non è l'ultimo paese della terra, non dico della Campania, ma della terra. Dipende da dove si arriva. Dipende da dove si arriva. Viene quasi tutta l'Italia. Oggi che io ho promosso bene o male, secondo le mie possibilità. No, ottimo, guarda, noi prima stavamo dicendo che se non fossero la gente come voi, quella che rappresenta l'anima dell'umanità, non soltanto della terra di lavoro, andrebbe persa. Mo ci possiamo sbagliare di un secolo, di un anno, ma non fa niente. E l'importante è lo spirito della custodia di questi posti, che sono come fanno a Roccasecca, dove sta Fernando Riccardi, che hanno pure loro una chiesa rupestre, hanno passato le pene per avere la possibilità di restaurarla. Insomma, è stata una cosa importante. Quindi, fino a quando esistono persone come voi, noi non moriremo mai. Prima di... Credo che adesso c'è i microfoni ormai. No, mancano Spinotto che doveva andare a pigliarlo io. Tu non mi avevi mandato. Adesso ecco il premio principale, volevo dire, lo consegnerà Gino, per me è Gino di Rongolise, non so nemmeno mai per me se è Gino di Rongolise, presidente dell'associazione Roce Libero che ci ha ospitato. Questo premio è fatto dai maestri presepiali Aldo Bucai ed Enrico Napolitano, che sono stanche ancora almeno 4, che ormai è la colonna portante di questo premio. Volevo dire, Dario, grazie, tu sei orgoglioso del Campidoglio, noi siamo orgogliosi invece che tu sei diventato l'ambasciatore del mondo del Reggio di Caserta, quindi del Real Casa, infatti io lo chiamo il pasticcere del re. Poi tutti sono importanti, ma per noi è molto più importante questo che è avuto. Ti darà il premio Gino. Prendi piano piano e dagli piano piano. Aspetta, chi sarà? Ah, volevo solo dire una cosa, Dario è veramente dell'alta terra di lavoro della Pentapoli Aurunca, perché vive a Castelforte, lavora a Cellole, è di origine di Rongolise di Sè, Ducato di Sess, praticamente è il pasticcere di tutti. Infatti quando lui dice, ormai io dico sempre, dove è dell'alta terra di lavoro, sta a posto. Sì, volevo dire che in effetti quando ho avuto il riconoscimento da parte del direttore Pedigori per quanto riguarda essere il pasticcere della Reggia di Caserta, questo mi ha onorato e oltretutto mi ha portato, mi ha aperto tante porte da una parte di tutto il mondo. Insomma. Io sono felice di ricevere questo riconoscimento che oltretutto è fatto da un maestro artigiano che non ho avuto ancora il piacere di conoscere, anche se ci siamo sentiti per telefono. Insomma. E mi prometto, caro amico Claudio, che in pratica lo andrò a trovare. Una cosa tua, che ha fatto anche molto pubblicità. No, ma è vergognoso perché oltretutto, ecco, ma purtroppo i tempi sono tecnici, cioè, si riduce sempre di più e solitamente le cose che c'è più vicino, le cose che più magari è importante, tu lo trascina. Grazie. Un attimo. Amato, la foto. Vorrei fare una postilla. Sì. No, perché se te lo comprendi tu te ne vai. No. Noi siamo stati lieti
ed onorati di ospitare queste autorità, e non è poco dire eccellenti. Il mio pensiero va a Dario, perché Dario è di Rombolise, non potrebbe essere diversamente, come giustamente i campani della terra di lavoro. Campani, campanilismo. Lui è di Rombolise, la madre la conosco da ragazzino, che ci sgridava pure, voglio cavaglio là, però non dimentichiamo mai le origini. Io ti auguro la gloria del paradiso, ma per il lavoro che fai, non per la cattolicità. Significa che devi andare nell'Olimpo dei pasticcieri. Pasticcieri del re. Mondiali. Portando sempre il territorio. E devi dire sempre sono di Rombolise e ho conosciuto Gino Russo. Io mi accontento solo di questo. Faccio una promessa solenne. Faccio una promessa solenne. Dario, se comunque, non... sono veramente orgoglioso, le ripeto, io oltretutto sono da piccolino, come era mio figlio, che io venivo qua con i nonni, quindi l'ho vissuto, andavamo, ho raccontato a lui che andavamo casa per casa, il periodo di carnevale a bussare, sentendo il periodo di carnevale per chi ci regalava la salsiccia, no? E, erano delle tradizioni che poi ci dovevano riconoscere, quindi... A carnevale, quindi bisogna anche raccontarlo, perché poi fondamentalmente se no queste tradizioni si perdono. E certe cose vengono proprio grazie anche a queste associazioni che ti portano e ti fanno entrare esatto, nel tempo che fu. Esatto. Adesso, ma, tradizioni vuol dire ricordare. Ma aiutare un premio, te lo porto alla casa. No, per carità. Ma stiamo piacevolmente parlando poi tutto sommato. Stiamo scherzando, Gino, dai. Guarda che i marivoli stanno a Napoli. Dai, a boh. La potevi risparmiare questa. Perché si stacca. Grazie. Una stretta di mano. Dove lascio? Pigliamolo via, cioè. Grazie. E un abbraccio, lo voglio l'abbraccio. Grazie. Il nostro cuoco, il nostro pasticciere grande. Grazie. A questo mia moglie con la macchina fotografica. Signora. Buongiorno. Se me lo poteva dire, mannaggia la miseria, portavo la mia. Una didascalia, due paesaggi.